sono Monia Dangeau, una dottoranda del Laboratorio di Psicologia e Scienza Cognitiva nel Dipartimento di Psicologia e oggi parleremo di consapevolezza visiva. Nell'esperienza comune, quando camminiamo per strada o semplicemente quando apriamo gli occhi al mattino, quello che vediamo nel mondo circostante, ci appare come un'esperienza molto ricca e dettagliata. Da questa esperienza soggettiva, ci fa capire che noi esseri umani possiamo essere consapevoli e immagazzinare una grande quantità di informazioni, probabilmente molto più di quello di cui, siamo consapevoli oppure che possiamo pensare. Dall'osservazione di questa esperienza soggettiva e da studi pionieristici che sono stati fatti dagli anni 60 in poi, è stata poi proposta da Ned Block una divisione tra il concetto di coscienza fenomenica e coscienza d'accesso, che è una suddivisione che ha un'influenza molto importante tutt'oggi nelle teorie della coscienza, e inoltre il concetto di overflow. Per coscienza fenomenica intendiamo per l'appunto l'esperienza soggettiva di ciò che osserviamo, prima che entri in gioco tutta una serie di meccanismi di elaborazione cognitiva che possono essere per esempio il fatto di pensare a quello che abbiamo visto, di ragionare oppure per esempio di compiere decisioni sulla base di quello che abbiamo visto e poi semplicemente di riportarle verbalmente. Questo processamento cognitivo è quello che viene proprio definito coscienza d'accesso. Per quanto riguarda il concetto di overflow, invece, si fa riferimento a questo flusso grande di informazioni di cui è investita la nostra rete nel nostro cervello e fa riferimento alla coscienza fenomenica, che ha una capacità appunto molto più ampia rispetto invece alla coscienza d'accesso, poiché nella coscienza d'accesso interviene un meccanismo di filtro selettivo operato dall'attenzione. Questa serie di osservazioni e tutte le teorizzazioni che ne sono derivate hanno fatto sorgere una serie di interrogativi per quanto riguarda i meccanismi di interazione tra l'attenzione e la memoria a breve termine, nell'ambito della consapevolezza visiva. Questi interrogativi sono tutt'oggi aperti e sono ovviamente motivo di nuove ricerche sperimentali nell'ambito delle teorie della coscienza. Quello di cui mi sto occupando nel dottorato è proprio lo studio di questa interazione tra la memoria a breve termine e l'attenzione nell'ambito della consapevolezza e lo facciamo utilizzando principalmente dei compiti di detezione dello stimolo visivo che usiamo come misure comportamentali e contestualmente di misure elettrofisiologiche come ad esempio l'EEG che utilizziamo per capire quali sia l'andamento di meccanismi attentivi e di memoria a breve termine nel tempo e per capirne i correlati neurali. La ricerca in questo senso e quindi capire l'interazione tra memoria e attenzione è fondamentale per capire quali siano i meccanismi della coscienza e della consapevolezza visiva e questo chiaramente ha una grande rilevanza sia in ambito scientifico e di ricerca, ma anche in ambito clinico.